Val Pineto, il derby dell'undicesima giornata contro la Vastese. I ragazzi di Amaola, autori di un ottimo secondo tempo, vincono il rimonte e conquistano la terza vittoria consecutiva a dispetto di una Vastese che, dopo essere passata in vantaggio, si perde nella ripresa. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 4-3-3, confermando le formazioni vittoriose domenica scorsa con Isernia e Savignanese. La partita è subito viva fin dai primi istanti, neppure un giro di lancette e Tomassini dalla sinistra fa partire un fendente, chiamando alla deviazione in angolo Selva. La Vastese risponde al sesto con Palestini, che dal limite però non inquadra lo specchio. Al decimo gli aragonesi passano in vantaggio, Fiore viene servito in profondità, il pallonetto a scavalcare Fargione in uscita, ma si alza la bandierina del primo assistente Parisi. Tutto da rifare dunque per i biancorossi ospiti, che ci provano ancora al sedicesimo con la punizione dalla tre quarti del solito Fiore. Fargione non blocca, poi di testa De Maio spedisce fuori bersaglio. La gara è equilibrata e le due formazioni rispondono colpo su colpo. Al 22esimo Marianeschi dalla sinistra, serie di finte e cross sul primo palo per Ciaccelluti, che impatta male di testa, poi ci pensa Del Duca. Al 31esimo la gara si sblocca, l'azione parte sempre dal solito Fiore, che se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon traversone per Sciba, che in area viene messo giù da Marianeschi in ripiegamento difensivo. Per il direttore di gara Maurizio Barbiero della sezione di Campobasso non ci sono dubbi, è calcio di rigore che lo stesso Sciba dagli 11 metri trasforma, insaccando alle spalle di Fargione. Sfera all'angolino e 1-0 in favore degli ospiti, per la gioia dei tifosi giunti da Vasto. Neppure il tempo di esultare, però, che passano appena 3 minuti, e sugli sviluppi di una rimessa laterale il giovane classe 2000 Camplone dal limite insacca a fil di palo e riporta il risultato sull'1-1. Ultima emozione dei primi 45 minuti in extremis, con la punizione ribattuta da Marianeschi e la conclusione a colpo sicuro di Fortunato, sulla quale si immola Ispas. Scoppiettante anche l'avvio di ripresa. Subito al nono Marianeschi ruba un ottimo pallone sulla tre quarti e scarica il destro, che termina al lato di un soffio. Al 12esimo risponde Leonetti, che spara oltre la traversa. Dopo il primo quarto d'ora il Pineto però prende campo. Azione insistita dei padroni di casa, prima Camplone, poi Ciaccelluti, provano a mettere in difficoltà la difesa aragonese. È il preludio al gol del sorpasso, che si concretizza al 20esimo. Tomassini apre per Massa sulla sinistra, cross in mezzo per la testa di Fortunato, che insacca all'angolino il gol del 2-1, firmando il suo 7° sigillo stagionale. I biancazzurri potrebbero siglare anche il 3° gol alla mezz'ora, quando ancora Camplone di prima intenzione impegna Selva, che si salva con la punta delle dita. Al 33esimo la Vastese si fa vedere con la punizione dell'ex napolano, ma la traiettoria termina fuori. Ad avere l'occasione più pericolosa è il Pineto, con il colpo di testa da due passi di Tomassini. Selva neutralizza per poi superarsi in extremis al 49esimo su Villanova. Il Pineto con conquista così una vittoria meritata, giocando una delle sue migliori partite contro una Vastese che cresce con la cura Montani, ma deve ancora registrare qualcosa, e mercoledì si torna già in campo. Il nostro percorso è partito già 4-5 partite indietro, la squadra sta trovando un equilibrio e un assetto, e oggi secondo me ha fatto forse una delle migliori prestazioni qui a Mariani Pavone. La squadra ha giocato un'ottima partita e ha avuto tantissime opportunità contro una squadra forte e organizzata come la Vastese, che ha giocatori importanti, però sul risultato non c'è niente da dire, perché abbiamo avuto 6-7 palle gol importanti, quindi forse dovevamo chiuderla prima la partita e non soffrire fino alla fine, perché queste partite poi dopo gli episodi possono poi anche girare contro, come è successo contro la Jesina, che è una partita che stavamo portando a casa una vittoria e poi quel tiro da fuori ha portato al pareggio la squadra avversaria. Però sono soddisfatto delle prestazioni che sta fornendo la squadra, di diversi giocatori che stanno crescendo, quindi stiamo trovando un equilibrio, una compattezza, che era normale perché la squadra aveva cambiato diversi giocatori dalla passata stagione. Diversi giocatori stanno recuperando gli infortuni, qualcuno è venuto strada facendo, quindi sono solidizzazioni che poi a lungo andare ha bisogno di tempo, di lavoro per trovare gli equilibri e la solidità di squadra, come stiamo dimostrando in queste partite. Probabilmente anche siamo andati in vantaggio il primo tempo e forse non lo meritavamo, perché il Pineto stava facendo la partita. E forse il secondo tempo siamo entrati un po' meglio del primo tempo, però oggi non c'è partita, non c'è stata partita, nel senso che il Pineto ha meritato la vittoria perché l'ha voluta a tutti i costi ed è stata superiore sul campo. Io e i ragazzi non posso rimproverare nulla, perché hanno dato tutto quello che avevano e in questo momento li devo solo ringraziare per quello che stanno facendo. Che cosa manca a questa Vastese, da dove si deve ricominciare a lavorare, anche perché mercoledì si torna già in campo? Sì, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, con la società siamo in piena sintonia, col direttore ci sentiamo, quindi in questo momento stiamo lavorando tanto, il percorso nostro è molto lungo,
la società lo sa, i ragazzi lo sanno. Per quanto riguarda le altre cose, io ripeto, mi sento con loro tutti i giorni, sappiamo che dobbiamo aggiustare questa squadra, ma in questo momento è importante parlare di calcio perché il mercato si riapre il primo, quindi.